Buongiorno amici di GameSurf, vi starete chiedendo probabilmente se mi sono messo a fare il DJ, in realtà no, ma sono le nuove cuffie della Razer di cui vi parlerò fra un po', vi voglio far vedere un po' di cose che sono arrivate proprio da Razer in questi giorni e ve ne voglio parlare un attimino più nel dettaglio, ci sarà comunque anche un video dove farò una sorta di unbox di quello che è arrivato in redazione. Per prima cosa vi voglio parlare del nuovo Death Adder che potete vedere qui, adesso cambiamo la scena. E lo potete vedere proprio di fianco al vecchio Death Adder che io ho da diversi anni. Il che vi dovrebbe anche far capire che vi aiuterà sicuramente a essere un perfetto professionista. Non è vero. Allora, vecchio, nuovo. Allora, innanzitutto ci sono due tasti in più che vi permettono di cambiare al volo la sensibilità del mouse. Con il nuovo Death Adder potete arrivare fino a 16.000 dpi. Quindi veramente una precisione assoluta. In più è cambiato lo switch meccanico dei due tasti che vi garantisce una precisione che va oltre il 99%, quindi praticamente non sbaglierete un colpo. Al contrario del vecchio, dove c'è una luce fissa con il classico colore verde della Razer, qui potete arrivare con un'illuminazione che arriva fino a 16 milioni di colori, quindi potete avere sicuramente degli effetti di gran lunga superiori sul vostro desktop. Ritorniamo qui perché ho un po' sbagliato. Per quanto riguarda invece la forma, diciamo che praticamente è identica, hanno mantenuto lo stesso tipo di design con i due tasti dorsali qui sulla parte destra, quindi è un mouse per destrorsi, non per mancini, però diciamo che è rimasto praticamente invariato il look and feel del mouse e vi posso assicurare che è veramente ottimo, a mio parere è uno dei migliori mouse da gaming che hanno mai prodotto, quindi molto leggero, molto preciso, ha uno scroll veramente veramente incredibile, ve lo garantisco. È stato cambiato un po' qui sulla rotellina del mouse, è stata un po' cambiata qui la zigrinatura per dare ancora più grip rispetto al precedente. Comunque, anche dalle prime prove che abbiamo fatto, sembra che sia stato proprio un upgrade veramente incredibile. In più, come potete vedere qui, abbiamo questo nuovo mega tappetone per il mouse che si chiama appunto Gigantus, non a caso. Il Gigantus, io vi faccio vedere quello che utilizzavo fino a qualche giorno fa, ovvero il Vespula, che comunque insomma non è piccolissimo, però scompare letteralmente scompare all'interno del Gigantus. Ed è un tappetino per il mouse veramente ottimo, perché comunque vi garantisce un grip eccezionale grazie a questo fondo gommato che garantisce un grip pazzesco sulla vostra scrivania. E in più anche lo scroll del mouse, anche lo scorrimento del mouse è veramente ottimo perché comunque la superficie è stata proprio studiata in collaborazione anche con diversi esperti del settore per darvi sempre uno scorrimento ampio, sempre fluido. Soprattutto poi vedete che le grandi dimensioni aiutano soprattutto a coloro che utilizzano giochi con una sensitivity molto bassa e quindi hanno veramente la necessità veramente di stare a muovere il mouse all'interno del tappetino in circonferenze sempre molto, molto grandi, molto, molto elevate. Quindi ottimo anche il tappetino per il mouse. All'interno del programma, anzi, ve lo faccio anche vedere perché il programma di gestione di tutte le periferiche Razer si è ulteriormente migliorato nel corso di queste ultime settimane e qui vi dà proprio la possibilità di poter settare il vostro mouse esattamente come volete, quindi potete assegnare ai vari tasti di diverse funzionalità. Qui non ci troviamo di fronte a un mouse con migliaia di bottoni, sono semplicemente 5, tutti programmabili comunque, e quindi diciamo che magari può essere un mouse adatto per determinato tipo di giochi, per altri magari necessitate di un mouse che abbia più funzionalità e maggiori controlli, però vi posso garantire che per tutto quello che riguarda FPS oppure strategici in tempo reale, che comunque magari non hanno necessità di avere grosse macro, grosse funzioni, va assolutamente benissimo e vi garantisco che è davvero un mouse superlativo. Qui potete appunto anche registrare le vostre macro, potete effettuare la calibrazione e per quanto riguarda la calibrazione vi potete anche associare il vostro mouse proprio a un tappetino per il mouse come questo Gigantus. Passiamo invece molto velocemente anche alle cuffie, ritorniamo un attimo qui in posizione centrale. Allora, le cuffie, queste sono le Kraken Pro V2, quindi l'evoluzione delle vecchie Kraken o Kraken, fate voi, vedete un attimino come le volete chiamare. È padiglione auricolare da 50 mm,
vi praticamente ricoprono interamente l'orecchio ed è ottimo perché siete praticamente immersi all'interno del vostro gioco, ottima direzionalità dell'audio, quindi sentirete in maniera perfetta da quale direzione arrivano i colpi e quindi voi che giocate sapete benissimo che questo fa veramente delle volte la differenza tra la vita e la morte ed è sono fondamentalmente delle cuffie studiate per il PC e infatti arrivano con un jack, anzi con due jack da 3,5 mm per inserirli all'interno del vostro computer, però qui all'interno, alla metà diciamo del cavo, avete qui un adattatore che vi permetterà, per esempio, di poter inserire questo jack anche nei vostri pad, sia per Xbox One che per PS4, e quindi le potete utilizzare anche per console. Come sapete, in commercio c'è anche una versione delle Kraken che implementa anche il Surround 7.1. La forma è praticamente la stessa, ma ha un adattatore USB. E questo tipo di funzionalità, per esempio, non l'avrete. Quindi, per chi gioca e per chi non ha queste necessità di avere questa virtualizzazione del surround, che poi comunque viene fatta via software, per cui è una cosa che può interessarvi o meno, io vi consiglio di fare un pensiero su questa versione perché le potrete utilizzare anche per i vostri giochi su console ed è davvero una cosa ottima. Ovviamente troviamo anche il microfono. Microfono retrattile e che potete adattare anche alle vostre esigenze, allontanarlo o avvicinare alla bocca e quando non vi serve per il gioco, volete semplicemente ascoltare della musica, lo potete ritirare qui all'interno e avere sempre, magari, e non avere l'ingombro del microfono. Purtroppo, l'unica cosa è che non si illuminano, cosa che insomma può passare sicuramente in secondo piano perché comunque rimangono sempre molto, molto carine. Ottimi materiali, anche se sono interamente in plastica, però sia l'archetto sia i padiglioni auricolari che sono ricoperti da questa speciale memory foam sono veramente molto comodi e quindi questa è sicuramente la cosa più importante per chi cerca un paio di cuffie che deve tenere sulle orecchie per diverse ore al giorno. Questo ovviamente è un primo assaggio di quello che saranno poi le recensioni che pubblicheremo su GameSurf, quindi io per il momento vi saluto, ringrazio ovviamente Razer per averci mandato questi ottimi prodotti e vi rimando alla prossima settimana quando pubblicheremo su GameSurf le recensioni complete di tutti i prodotti che ci sono arrivati. Ragazzi, per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati qui con noi, alla prossima, ciao!